Lorenzo Coccolo, come giudicate questo pareggio contro una squadra ostica, difficilissima da affrontare come il Pondonna? Quanto rammarico c'è per un altro vantaggio che non ha portato 3 punti? Sicuramente oggi non era una partita facile, però diciamo che andando in vantaggio forse siamo stati un po' ingenui su quella situazione del fallo laterale, magari era una situazione che si poteva evitare per tenere il vantaggio, però poi il secondo tempo non abbiamo quasi mai rischiato, forse ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo creato poco, però alla fine un pareggio. Che va bene, era meglio una vittoria, però meglio che 0 punti. Adesso ci sono ancora 10 giorni di pausa prima di 2 partite fondamentali contro Varese ed Ertona. Quanto influisce anche questo spezzettare sempre il campionato, poi magari averne 2 di fila nel giro di 3 giorni? Diciamo che quest'anno è un campionato un po' anomalo, magari non giochi per 2 settimane, poi giochi 3 partite in una settimana, quindi è un po' una roba anomala. Anomala, però purtroppo col Covid succedono queste cose. Sì, abbiamo due scontri, sono due partite importanti perché sono due scontri diretti col Varese e Vertona. Adesso in questi 10 giorni recuperiamo dalla fatica e poi ci prepariamo per il Varese che mi sembra sia il 25. 25-28.